avuto mia figlia non è stato riconosciuto un bipolarismo, è stata curata con un antidepressivo e questo ha scatenato in lei una seconda crisi molto violenta, alla quale non sapevamo proprio come far porre rimedio. La solitudine è una cosa che ho provato, la solitudine. Qual è appunto la cosa più difficile per voi genitori? Non sapere cosa fare, non sapere come dire, cosa dire, non sapere, non avere un punto di riferimento. Ecco, per me è stato straziante questo, e non solo per me, anche per mia figlia, perché a un certo punto mia figlia dal ginocchio mi ha chiesto aiuto, mamma te prego aiutami, e io non sapevo come aiutarla. Frequentato adesso un corso di psicoeducazione, che significa per lei? Per me come mamma? Allora, prima di tutto ho la possibilità di chiedere delle informazioni e di condividere i miei pensieri con persone che hanno passato la stessa cosa che ho passato io e di avere un esperto davanti che ti sappia dire e sappia rispondere. Mi stanno insegnando la resilienza, come far fronte a questo evento tragico. Mi sento di dire che le cose non sono mai brutte come sembrano, c'è sempre una speranza e non dovete mai avvilirvi, lo dico a tutte le mamme, a tutti i papà, le sorelle, i fratelli, tutti quelli che vengono ingoiati da questo vortice. Sempre io, questo è il titolo della nostra puntata di oggi, perché quello che vogliamo dire è che la sindrome bipolare non impedisce di avere una vita quotidiana, una vita di relazione, l'importante è che vada riconosciuta, vada trattata adeguatamente, l'importante è l'aiuto anche ai familiari, come avete visto nella nostra copertina realizzata da Ensemira Festa, una donna con una figlia con sindrome bipolare che le chiedeva aiuto, noi per rispetto, per delicatezza abbiamo rispettato la sua richiesta di non inquadrarla in volto, questa donna partecipa ad un corso che si svolge al Policlinico Umberto I e che aiuta proprio i familiari delle persone che hanno questo tipo di sindrome e noi abbiamo invitato in studio lo psichiatra del Policlinico Umberto I, del Dipartimento di Psichiatria appunto, il professor Roberto Delle Chiavi. Buongiorno, benvenuto a Fuori TG. E poi abbiamo in collegamento con noi dal centro di produzione RAI di Milano Paolo Bianchi, che è un collega ed è anche uno scrittore. Buongiorno e benvenuto Bianchi a Fuori TG. L'abbiamo invitato perché ha scritto questo libro che state vedendo, eccolo qua, che si intitola L'intelligenza è un disturbo mentale e che parla, è un romanzo che tanto parla. L'argomento, diciamo che la cosa più importante, il 64% dei pazienti non segue le cure prescritte. Allora, come si individua questo sintomo, diciamo, qual è il sintomo che individua la sindrome bipolare? Innanzitutto diciamo che tanto Bianchi la sindrome bipolare mentale dal punto di vista alcuni presupposti. Allora, ecco il primo, il disturbo bipolare colpisce l'1-2% della popolazione, in Italia sarebbero oltre 1 milione le persone con disturbo bipolare. Andiamo avanti con il secondo dei nostri cartelli. È una delle principali cause di disabilità per la fascia di età compresa tra i 15 e i 44 anni, colpisce in modo uguale uomini e donne e soprattutto, vediamo il terzo cartello, la cosa più importante, il 64% dei pazienti non segue le cure prescritte. Allora, come si individua questo sintomo, diciamo, qual è il sintomo che individua la sindrome bipolare? Innanzitutto diciamo che esistono due forme, una forma più grave che si chiama disturbo bipolare 1, che è meno frequente, e una forma più lieve con sintomi attenuati, che è molto più frequente, si chiama disturbo bipolare 2. In questa forma più lieve e più diffusa i sintomi di eccitamento sono molto sfumati, a volte non sono riconoscibili come tali, l'individuo sembra semplicemente un po' disinibito, mentre invece quando ha
le fasi depressive soffre molto. Questi soggetti spesse volte vanno dal medico solo quando stanno in fase depressiva, perché solo in questi momenti vengono curati come dei depressi. Vengono curati come dei depressi con dei farmaci attivanti come gli antidepressivi, che attualmente sono diventati di largo uso perché hanno imparato, essendo farmaci molto ben tollerati, hanno imparato a prescriverli anche i medici di medicina generale, e spesse volte fanno un trattamento sul sintomo depressivo, che è un sintomo transitorio, che però peggiora molto il decorso della malattia, perché la malattia è caratterizzata da una instabilità dell'umore, quindi da una alternanza di fasi espansive. Abbiamo avuto un commento dei nostri telespettatori su questo, leggiamolo insieme. Serena dice: se una persona è soggetta alla depressione, potrebbe in realtà avere il disturbo bipolare? Come si può diagnosticarlo? La diagnosi del disturbo bipolare non è mai una diagnosi fatta nel momento in cui ha luogo il colloquio clinico con lo specialista, perché quella è una fotografia temporanea. Bisogna fare un'analisi retrospettiva, analizzando un periodo molto lungo della vita del soggetto, e vedere se il soggetto ha avuto delle lievi fasi di espansività, è andato incontro in periodi della sua vita a episodi in cui lui era molto brillante, si sentiva molto entusiasta. Sono delle persone con una particolare intelligenza, le persone che sono... Diciamo quelli ad alto funzionamento, che non sono particolarmente compromessi, possono avere a volte delle ottime carriere nel mondo della politica, nel mondo dell'arte. Sono dei personaggi storici, degli artisti, sì, dei personaggi famosi del passato anche. Beh, sì, possiamo fare anche dei nomi, perché ne hanno parlato loro stessi. Gassman aveva la malattia bipolare, attraversava dei periodi di grande creatività, periodi di estremo abbattimento. Anche per esempio nella storia musicale c'è la storia di Schumann, che alternava dei periodi della sua vita in cui componeva un'opera dietro altra, e periodi in cui stava a letto affranto dai sintomi depressivi. E infatti, guardi, il titolo del romanzo di Bianchi, L'intelligenza è un disturbo mentale, questa è la conclusione a cui arriva il protagonista del romanzo, immagino. Bianchi, le volevo leggere una frase. Lei scrive: gli uomini non cercano gente che li guarisca, ma gente che si occupi di loro. Lei ha trovato qualcuno? Sì, io ho avuto la fortuna di incontrare l'associazione Progetto Itaca, che è una onlus nata a Milano una quindicina di anni fa, e che si è poi ramificata in tutta Italia, credo che abbia 14 sedi adesso in tutta Italia, e da alcuni momenti, ahimè. Vorrei far vedere il numero verde di questa associazione che le ha dato aiuto, e che può dare aiuto ad altre persone. Eccolo qua, progettoitaca.org 800-274-274. Un altro modo per dare aiuto invece ai familiari dei pazienti l'avete trovato voi al Policlinico Umberto I di Roma. Allora, in Semirafest è venuto a vedere come lavorate e poi ne parliamo subito dopo il servizio. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui anche oggi. Come prima cosa volevamo... Il gruppo di supporto consiste di incontri settimanali della durata di un'ora e mezza, durante i quali noi spieghiamo, portiamo alla conoscenza delle persone la natura del disturbo bipolare. Cominciamo a parlare di che cosa sia il disturbo bipolare. Sono una serie di incontri nei quali ci occupiamo anche della terapia, quindi spieghiamo la natura proprio dei farmaci che vengono prescritti a queste persone, come funzionano, l'importanza della terapia farmacologica e l'importanza di riconoscere quelli che sono i cosiddetti prodromi del disturbo. E la figura dei familiari in questo caso è molto importante, perché possono loro riconoscere ancor prima del paziente, che magari direttamente che ovviamente è direttamente coinvolto, questi campanelli, e quindi aiutarli a chiedere aiuto. Abbiamo portato questo disegno del cervello. Argomenti cardine anche sono tutti gli aspetti assistenziali, quindi medico-legali, richiedere le pensioni di invalidità, eventualmente l'amministrazione di sostegno per la gestione del patrimonio, anche la legge 104, quindi tutto ciò che può aiutare i familiari anche da un punto di vista economico, e perché una delle grandi preoccupazioni è proprio come fare quando nel caso dei genitori non ci saranno più. In quel caso spesso il disturbo in quella persona è causato da una mutazione genetica che è avvenuta in maniera spontanea. Che tipo di cose vi hanno detto quelli che hanno fatto i gruppi come risultato, come riflessione su questa esperienza?
Noi abbiamo osservato proprio direttamente, al di là di quello che ci riferiscono loro, perché molti pazienti li seguiamo da anni, che effettivamente fanno meno ricoveri e riescono a ad essere più aderenti sull'assunzione delle terapie. E il vantaggio che ci riferiscono i familiari è quello che riescono proprio a parlare meglio con il familiare, hanno proprio una comunicazione più chiara, più meno ostile. Dunque, c'è un'ultima ora sul terribile attentato di ieri sera a Manchester. Ora torniamo al nostro tema. Volevo parlare con Bianchi nel poco tempo che ci rimane. Lei come ha scoperto questa sindrome? Ci racconta la sua storia? Beh, l'ho scoperta molto semplicemente. L'ho scoperta perché stavo male. Avevo episodi depressivi, eventi depressivi che hanno raggiunto anche una certa gravità negli anni scorsi, soprattutto nel 12 e 13. E quindi ho pensato che fosse il momento di curarmi anche aumentando l'aspetto farmacologico della cura, e quindi non solo la terapia della parola ma i farmaci, ecco. Quindi che cosa è stato più importante per lei? Prego? Che cosa è stato più importante per lei? La terapia della parola, mi diceva? Ma quella meno, devo dire che i farmaci hanno funzionato meglio. E poi è importante la condivisione. Io osservavo che la signora che voi avete intervistato in apertura non ha voluto nemmeno mostrare il proprio volto. Invece credo che sia importante, anche per ricevere aiuto, dichiarare il proprio stato, non avere paura, perché non c'è nulla di cui vergognarsi. Insomma, è come se una persona ha il diabete non si vergogna di curarsi per il diabete. Allo stesso modo, se a una persona viene diagnosticato un disturbo bipolare, non c'è nulla di cui vergognarsi. Si tratta di affidarsi a persone che ci possono aiutare e spesso anche guarire. Questo è quello che lei si sente di dire a una persona che ha un sospetto, ha un dubbio, non è sicura? Assolutamente sì, senza confondere poi il fatto, non so, una malinconia o una depressione motivata che può venire da tanti eventi anche luttuosi della propria vita. Quindi non confondere il naturale stato di malessere psicologico da una vera e propria malattia, da una vera e propria patologia. Grazie. Credo che il dottor Delle Chiaie lo sappia bene. Sì, volevo sapere anche dal dottor Delle Chiaie la questione farmacologica, cioè si curano con il litio questi pazienti, che effetto può avere il farmaco? Sì, il litio è uno degli stabilizzanti, è il primo a essere stato introdotto e tuttora uno dei più potenti e più utilizzati, però ce ne sono anche altri di più recente introduzione, che hanno delle sfaccettature di profilo di attività clinica diverse. Comunque la terapia è quella appunto di attenuare queste oscillazioni che sono l'elemento caratterizzante del decorso clinico della malattia. A volte il soggetto è depresso, a volte è un po' troppo su, però quelli sono degli epifenomeni. Il principale motivo per cui questi soggetti stanno male e su cui deve essere centrato l'intervento terapeutico è l'instabilità dell'umore. Grazie. Gli stabilizzanti sono fondamentali. Ringrazio entrambi i nostri ospiti, noi domani parleremo di identità grazie digitale. Grazie a lei Bianchi, grazie a delle